È uno dei tanti roghi che ha interessato l'Abruzzo nei giorni scorsi, è quello che ha riguardato la Pinetina di Valle Vo, ma credo che il nostro collega in diretta, Luca Pompei, possa parlarci di un'iniziativa che è volta, diciamo, a mitigare quei danni che abbiamo documentato nelle immagini. Giusto, Luca? Buongiorno. Buongiorno Marina, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Beh sì, alle volte questa è una bella notizia, la comunità si stringe intorno al proprio patrimonio arboreo. Abbiamo ancora negli occhi le immagini dei pinetini, così vengono chiamati i residenti nella zona della Pineta d'Annunziana a Pescara, i pinetini che con Secchi e alla buona hanno cercato domenica 2 agosto di spegnere le fiamme alla Pineta d'Annunziana, ma c'è anche chi, come Rocca San Giovanni, lo dicevi tu giustamente, si dà da fare per cercare di far rinascere la prestigiosa Pinetina Valle Vo. E allora noi abbiamo voluto amplificare la proposta e l'iniziativa dell'associazione Nuovo Senso Civico attraverso la nostra pagina Facebook, l'associazione Nuovo Senso Civico, che sta raccogliendo dei fondi per la Pineta Valle Vo distrutta dalle fiamme. Fino adesso sono stati raccolti 9.000 euro. I fondi si raccolgono sulla piattaforma GoFundMe e i promotori di questa iniziativa ci dicono che con questi soldi saranno acquistati e ripiantumati degli alberi proprio in quell'area. Insomma, una bella iniziativa che abbiamo voluto promuovere, Marina, anche sul nostro profilo Facebook, a testimonianza di quanto la comunità alle volte colpita da simili disastri sia capace di stringersi e di, insomma, cercare di dare insomma, uno slancio diverso ad una situazione davvero tragica. A te, Marina.